Salve gente, io sono Luca e in questo fantastico episodio volevo parlare del modo di dire parla come mangi. Ecco, dopo ci dovrebbe essere un punto esclamativo. Questo modo di dire è molto molto usato, molto molto comune. Forse l'avete già sentito, magari non avete capito cosa significa. Cosa significa? Parla in modo semplice, parla in modo più semplice, parla in modo che le persone ti possano capire. Quando si usa questo modo di dire, quando c'è una persona che parla in modo eccessivamente complicato, probabilmente per nascondere qualcosa o eludere le risposte, cioè per evitare di rispondere a una domanda diretta, una persona inizia a tirare fuori parole molto complesse, parole fumose, diciamo, e in sostanza non si capisce bene la sua risposta. O magari semplicemente la persona usa un linguaggio tecnico che gli altri non capiscono, allora le persone che ascoltano possono dire: ho capito, ma parla come mangi, cioè parla in modo che io ti possa capire, parla in modo semplice, evita di usare un linguaggio tecnico, perché io questo linguaggio non lo capisco, quindi parla come mangi vuol dire parla in modo che io ti possa capire. Perché lo sapete meglio di me che gli specialisti, quando magari parlano con i propri colleghi, parlano in un determinato modo, usano determinati termini, usano determinate espressioni tecniche. Quando parlano con persone che non sono del mestiere, con persone che non fanno quel lavoro, evidentemente devono parlare in modo più semplice o comunque evitare di usare determinati termini tecnici, perché sennò le altre persone non li capiscono. Quindi questo modo di dire si usa o quando c'è qualcuno che usa un linguaggio eccessivamente forbito, eccessivamente ricercato, in modo inappropriato per il contesto in cui sta parlando. Oppure quando c'è qualcuno che usa un linguaggio tecnico, termini tecnici che altre persone non possono capire perché non fanno quel lavoro. Ecco, alle persone che parlano in questo modo potete dire: vabbè, ho capito, ma parla come mangi. Che significa? Parla in modo più semplice, cioè ripetimi la stessa cosa ma in modo più semplice, in modo che io la possa capire. Che poi voi mi potreste dire: e vabbè Luca, ma se uno mangia sempre dallo chef, va sempre al ristorante a 5 stelle, allora questo qui può parlare in modo ricercato, perché mangia in modo ricercato, quindi parla come mangi, può parlare in modo ricercato, in modo forbito. Sì, cioè questo. No, in realtà no. Questa è la stessa cosa che pensavo io da bambino, quindi che se una persona mangia in modo ricercato, può parlare in modo ricercato, no? Quindi questo modo di dire non mi piaceva, però molto banalmente parla come mangi vuol dire parla in modo semplice, non vuol dire parla come mangi, che se mangi si va sempre a mangiare al ristorante di lusso, devi parlare in modo ricercato. Ecco, molto banalmente parla come mangi vuol dire parla in modo semplice. Da bambino questo modo di dire non mi piaceva proprio perché vedevo una, come dire, una incongruenza su questo come mangi, perché non mangiamo tutti uguali, no? Allora io pensavo, se uno mangia in un modo può parlare in un modo. Vabbè, comunque, tralasciando questo discorso. Prima di concludere vorrei fare una precisazione. Allora, il modo di dire parla come mangi esprime insofferenza, cioè un attimo di fastidio, cioè indica che la persona è un attimo infastidita dal fatto che l'altro stia usando un linguaggio troppo tecnico, troppo complesso. È un'espressione molto diretta e leggermente brutale che a qualcuno potrebbe non piacere, cioè se una persona sta parlando e qualcuno gli dice parla come mangi, la persona che sta parlando potrebbe, come dire, non dico offendersi, perché offendersi mi sembra una parola grossa, potrebbe comunque rimanerci un attimo male. Cioè, quindi voglio contrapporre due cose. Un conto è dire, scusa, potresti parlare in modo più semplice? E un altro è dire, ma parla come mangi? Cioè, ma parla come mangi esprime proprio il fastidio, mentre scusa, potresti parlare in modo più semplice è una richiesta gentile e educata. Quindi, a seconda dei contesti, si userà una oppure l'altra. Io in particolare userei parla come mangi con quelle persone che parlano di aria fritta, cioè fanno giri di parole senza dire niente, usano termini ricercati per evitare di rispondere magari a una domanda diretta che è stata fatta loro. Invece di dire sì, no, oppure dare una risposta semplice, fanno tutto un giro contorto per spiegare, ma in realtà non spiegano niente. Ecco, io a queste persone direi parla come mangi. Spero che questo modo di dire vi piaccia. Detto ciò, vi saluto.